dopo tanti mesi di chiusura delle palestre e dei locali riparte l'attività, chiuso ovviamente con il Green Pass per gli appassionati di ballo, grandi e piccini. Sono arrivati i 44esimi ai campionati mondiali di Rotterdam. Monica Cavani ed Emanuele Frati portano in alto i colori di Parma in tutta Europa. La danza sportiva per loro è libertà e voglia di vivere. Finalmente, dopo mesi di lockdown, sono tornati in pista, in Italia e all'estero, per gareggiare. Il messaggio che lanciano a grandi e piccini è chiarissimo. Il messaggio che vogliamo lanciare noi oggi è proprio: ripartiamo con la nostra attività del ballo, agonistica e amatoriale, in totale sicurezza. La maggior parte di noi ormai siamo tutti vaccinati, e prendiamo il Green Pass, un bel certificato medico e iniziamo a riprendere il ballo anche con le sale chiuse. Il ballo in modo particolare è un balsamo per la nostra mente, no? E tutte le attività che hanno a che fare con il lavoro sul nostro corpo. La passione è palpabile, stanno organizzando per ottobre un evento importante in città legato alla loro disciplina. Abbiamo un progetto con i nostri maestri di Verona, la Elena Accademia Danza. Vogliamo organizzare una bellissima giornata di lavoro, di studio sul ballo. Saranno presenti i due volte campioni del mondo youth, Marco Bodini e Cristina Charitonovaite. Un evento ovviamente libero per tutti, con l'obbligo del Green Pass. E con questo servizio